Salve a tutti amici di Italian Fishing TV, io sono Andrea e questa è la mia rubrica, quella dedicata ai tutorial sulla tecnica del surf casting. Stiamo vedendo man mano che andiamo avanti tantissimi tutorial, nodi, inneschi, come realizzare travi, vedremo tante altre operazioni indispensabili all'approccio di questa tecnica che è il surf casting. In questo tutorial, in modo specifico, andremo a vedere invece la realizzazione di un mini trave. Sì, perché nel surf casting non ci sono solo travi fatti con nylon e lunghi, ci sono anche mini travi, quelli realizzati in 5-6 cm di lunghezza, adatti ad un bracciolo, mirati alla distanza. Ne vedremo sicuramente più di qualcuno in questa rubrica. Questo è uno dei tanti mini travi che faremo insieme. Iniziamo dal materiale di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di bacchette in acciaio inox, diametro 1 mm, acciaio inox 316, ovviamente anticorrosione. Abbiamo bisogno di una pinza becchi tondi che ci servirà per realizzare gli occhiellini, di una pinza comune, del termo restringente, di perline che abbiano un foro sicuramente superiore alla bacchetta, che devono scorrere all'interno della bacchetta, di girelle capocorda, di girelle per il bracciolo laterale e di un moschettone, girella con moschettone scomponibile, perché in questo caso andremo a utilizzare solo il moschettone per l'attacco del piombo finale. Passiamo al montaggio. Iniziamo con la nostra bacchetta in acciaio inox. Ne prendiamo circa una decina di centimetri. Prendiamo la nostra girella capocorda e andiamo a realizzare un occhiellino nella parte superiore della bacchetta. Vediamo come fare l'occhiellino. Utilizzando la pinza a becchi tondi andiamo a prendere l'estremità della bacchetta, facciamo un giro completo da un lato e creiamo una sorta di P. Ora, rientrando dentro l'occhiello con la nostra pinzetta, mettendo l'altro beccuccio sulle spalle di questa P, andiamo a girare indietro un pochettino il collo di questa P, in questo modo, portando l'occhiello centrale alla bacchetta. Inseriamo, prima di chiudere l'occhiellino, all'interno inseriamo una girella, ci mettiamo a testa in giù, e con la pinza classica, quella piatta, prendiamo l'occhiello e lo andiamo a chiudere. Abbiamo realizzato l'occhiello con la girella capocorda. Ora blocchiamo il tutto con del termorestringente. Termorestringente adatto a queste misure è quello diametro 3,2. Ne tagliamo circa 2 cm. Lo inseriamo sulla nostra bacchetta, lo mandiamo giù e lo facciamo salire sull'occhiello che abbiamo realizzato e sull'occhiello della girella. Rimanendo a testa in giù andiamo a stringere il termorestringente. Abbiamo creato adesso l'attacco del nostro mini trave. Inseriamo ora una perlina. Vi ricordo che le perline devono essere con un foro ovviamente più grande di 1 mm, dato che stiamo utilizzando bacchette in acciaio inox da 1 mm. Inseriamo la girella, che è quella per il bracciolo laterale. In questo caso non servono le girelline troppo piccole, quelle che comunemente mettiamo sui nostri travi in nylon. La girella da utilizzare sui mini travi va bene di una misura 8-10, lì dove la 14 corrisponde alla micro girella ovviamente. Seconda perlina, inseriamo, andiamo giù, abbiamo creato il nostro snodo. Adesso, come in ogni snodo, abbiamo bisogno sotto a questa perlina di uno stopperino. Su un trave possiamo fare lo stopper con il nodo, con il filo stopper, che tra l'altro trovate tra i tutorial di questa serie, oppure possiamo inserire sui travi lo stopperino in gomma, il chicco di riso. In questo caso il nostro stopperino lo faremo con un pezzettino di termorestringente piccolino, misura 1.6, che restringendosi della metà
arriva a 0,8, questo vuol dire che va ad abbracciare benissimo la nostra bacchetta da 1 mm. Inseriamo un pezzettino di termorestringente, lo portiamo a 1 cm dalle perline e andiamo a scaldare. Questo è il nostro stopperino montato sul nostro mini trave. Adesso passiamo alla parte inferiore del mini trave, la parte dove andremo ad agganciare il piombo. Possiamo spuntare il mini trave adesso portandolo alla giusta lunghezza, quella di cui avremo bisogno. Prendiamo una girella con moschettone scomponibile, quelle di cui vi ho parlato all'inizio, le girelle rolling, le classiche con moschettone, perché queste girelle hanno il moschettone che si apre e la girella che si toglie. Utilizzeremo solo il moschettone. Prima però inseriamo dentro circa 2 cm di termorestringente misura 3,2 e circa 1,5 cm di termorestringente misura 1,6. Ora andiamo a creare lo stesso occhiello che abbiamo fatto all'inizio quando abbiamo inserito la girella capocorda. Giro completo, riprendo l'occhiello dentro, torno un pochino indietro, lo metto in asse, inserisco il moschettone e vado a chiudere l'occhiello. Ora tiro giù il termorestringente misura 3,2, faccio salire il termorestringente sia sull'occhiello che ho creato sia sulla prima parte conica del moschettone. All'interno ci vado a mettere anche il termorestringente da 1,6. Perché? Vado a mettere il termorestringente da 1,6 per ingrandire un pochettino la bacchetta, dato che questo termorestringente rosso si va a stringere bene sul moschettone, ma poi va a sciacquare sulla bacchetta e quindi vado a rinforzare quella parte dove il termorestringente rosso, quello da 3,2, si va ad aggrappare. Ora diamo fuoco. Il nostro mini travetto in acciaio inox, composto da bacchette in acciaio inox e componenti che abbiamo visto, è pronto. Questo, come detto in apertura, sarà solo uno dei tanti mini travi che vedremo in questa rubrica durante questi tutorial. Inoltre vi ricordo che questo e tutti gli altri tutorial della mia serie sul surfcasting li trovate anche online sulla web TV di Italian Fishing TV. Andate sul sito, cliccate su web TV, menu a tendina, tutorial e li trovate tutti lì presenti e disponibili. Li trovate inoltre anche sul mio canale YouTube e sul mio canale IGTV di Fishing Evolution. Noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao! We'll be right back.